Salve a tutti, mi chiamo Guida. Qualche ora fa, mentre mi lanciavo col paracadute, ho sentito suonare il mio cellulare. Guardo il display per vedere chi mi chiama e c'è scritto Dio. Dio mi dice, Guida, ho scelto te perché sei saggio e coraggioso, ma anche perché sei il mio grande amico. Devi guidare un gruppo di ragazzi verso la montagna dello spirito. L'appuntamento era proprio qui, a quest'ora. Ma dove sono i ragazzi di cui parlava Dio? Siamo qui! I nostri genitori ci hanno buttato giù dal letto prestissimo, barbari. E ci hanno mandato qui con pranzo al sacco e zaini in spalla, ma non ci hanno dato spiegazioni. Ma perché siamo qui? Ciao ragazzi, io sono Guida e sono qui per darvi tutte le spiegazioni che volete e per proporvi un viaggio. Un viaggio? Viaggio. Chi ti ha mandato? Dio. Dio in persona. In persona. Certo, Dio ci tiene molto voi e vi manda a fare questo viaggio con me perché vuole farvi un dono. Sarà un viaggio bello ma anche faticoso. Incontreremo amici veri che vi aiuteranno e purtroppo anche nemici che cercheranno di ostacolarvi. E alla fine dovete fare delle scelte. Quali scelte? Se accettate il nostro dono. Ma siamo obbligati a fare questo viaggio e alla fine siamo obbligati a accettare il dono? Ragazzi, il bello sta proprio qui. Quando siete stati battezzati, nessuno ha chiesto il vostro parere. Ma ora siete grandi, intelligenti, potete capire molte cose, ma soprattutto siete liberi. Perché Dio ha voluto così. Vuole che siate liberi di accettare il suo dono. Quale dono? Lo capirete strada facendo, così potrete scegliere. Ma per scegliere bisogna sapere bene quello che si sceglie. Il nostro viaggio serve proprio a questo. Percorreremo un cammino lungo una grande foresta. E dopo un lungo viaggio arriveremo alla grande montagna. Lì abita il dono. Bene, allora partiamo. Attenti però, lungo il cammino incontreremo 7 amici, ma anche 7 nemici che vi chiederanno di venire con noi. Dovrete capire voi quali sono gli amici, altrimenti non arriveremo mai alla montagna. Bene, allora partiamo. Salve ragazzi, come va? Tu chi sei? Io sono Sapienza e per spiegarvi chi sono comincio col farvi una domanda. Ma quando incontrate una persona, come fate a giudicarla? Se bella o brutta, simpatica o antipatica. E secondo voi Dio quando vede una persona come fa a giudicarla? Forse dagli occhi, dalla faccia, da quello che fa. Ma no, Dio guarda la bontà, la capacità di amare e il cuore e la generosità. Infatti, agli occhi di Dio, le persone che per noi possono essere le più significanti sono le più grandi. Ma questo cosa c'entra con te? Io sono il dono della sapienza e se mi sceglierete per accompagnarvi lungo questo viaggio, vi insegnerò a giudicare la vita, le cose, gli avvenimenti e le persone con la mentalità di Dio, che a volte è molto diversa da quella del mondo. Per favore ragazzi, non ascoltate questa ragna. Mi chiama Stoltezza, potete essere certi che sono molto più simpatico di lei. Guardare il mondo con gli occhi di Dio è troppo faticoso. Se seguirete me, sarà uno spasso. Prenderemo in giro le persone deboli, semplici e molto buonine. Noi saremo con i belli, i ricchi e i vincenti. Vi insegnerò a cercare il vostro interesse a costo di calpestare chiunque. E vi assicuro, vi divertirete. Oh Leo, come va il cammino? Tutto bene? Sì! Ma guarda qui che bel gruppetto di ragazzi. Eccone un altro. Io sono Intelletto, la mia amica Sapienza vuole aiutarvi a conoscere bene Dio, ma come si fa visto che non si fa mai vedere? È un Dio discreto, vuole essere cercato perché vuole essere scelto liberamente, ma ci ha dato degli indizi. Quali indizi? Le sacre scritture, la chiesa, i santi. Se mi farete venire con voi, io vi aiuterò a capire il modo di agire di Dio, come fa le cose e perché le fa. Vi aiuterò a capire le sacre scritture con il cuore e con la mente e a scoprire la bellezza di essere suoi amici. E tu chi sei? Buongiorno, sono Tutita. Raga, non ascoltate quello perché dice solo cavolate. Conoscere Dio è una gran fatica, bisogna cercarlo e a volte non si fa neanche trovare. Vi sembrerà lontano, è molto meglio fare come me. Altro che sacre scritture, che noia. Io passo tutto il giorno alla tele a guardare reality, oppure su internet a leggere il gossip del giorno. Mi riempio la testa di banalità e questo mi rilassa. A fine giornata mi sento un po' vuoto, mi bevo qualche birra, vado in discoteca e non ci penso più. Forza, mollate questo viaggio e venite a bere con me. Salve ragazzi, se mi volete sarò pronto a venire con voi. Aspetta un attimo.
Prima dobbiamo sapere chi sei. Tranquilli, gente, è lui il consiglio, è un mio grande amico. Vi è mai capitato di fare delle scelte? Io ho dovuto scegliere una maglietta. Intendo delle scelte importanti per la vostra vita. Tipo? Scegliere amici buoni o cattivi, se essere generosi o egoisti. E più tardi la scelta della professione, la scelta della vostra vocazione. A volte è proprio difficile scegliere. Ma non vi preoccupate, vi aiuto io. Se vi lasciate guidare, se mi chiamate in vostro soccorso al momento giusto, vi aiuterò a fare le scelte più importanti, le scelte che piacciono di più a Dio. Mi insegnerò ad essere prudenti e avveduti per non cadere in errori che mi farebbero infelici. Salve ragazzi, siamo avventata e sprovveduta, amiche inseparabili, sempre assolutamente trendy. Venite con noi e non con consigli. Che è un bel ragazzo, ma troppo serio. Riflette troppo. Noi, quando c'è da scegliere, prendiamo sempre la strada più comoda. E chi se ne importa della volontà di Dio? Vogliamo fare solo quello che ci piace. A volte finiamo nei guai, ma per dimenticare andiamo a bere. Ci facciamo un concerto da disco con la Tusità. Lo conoscete, vero? La 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 la. Lasciate stare quelle signorine là, voi siete ragazzi in gamma e avete di meglio da fare. E tu chi sei? Dal mio intervento avreste dovuto capirlo, io sono Fortezza. E cosa ci regali? Vi regalo la forza per resistere a quelle come avventata e sprovveduta, che sono molto attraenti, però sono tentazioni pericolose, che possono sembrarvi belle e luccicanti, ma alla fine vi fanno sentire tristi e vuoti. Nei momenti di fatica, di dolore, nelle tentazioni, chiamatemi e io sempre sarò lì. Bla bla bla. Quante storie mi racconta quella? E i suoi amici mi pongono forza, sacrificio e fatica. Ma quale fatica, ragazzi? Aprite gli occhi. Oggi il mondo vi offre ogni possibilità per non fare fatica. La tecnologia e il progresso vi risparmiano tutti i sacrifici e ci vuole proprio un bel cretino per andarsi a cercare. Fate come me. Prendetevela comoda e cedete ad ogni tentazione. La vita offre tanti piaceri, coglieteli al volo. Certo, a vivere così comincio ad annoiarmi. E ogni tanto mi chiedo che senso abbia la mia vita. Prendo tutto e non do nulla. Certo, potrei anche cambiare, ma... Nah, troppo faticoso. Se vuoi ti aiuto io. Chi mi ama, mi segua. Certo che è sorprendente il livello di conoscenza a cui è arrivato l'uomo moderno. In certi casi all'uomo sembra di essere diventato quasi un dio, capace di manipolare il DNA, capace di curare malattie gravissime, capace di costruire palazzi altissimi, altro che torre di Babele, capace di esplorare i pianeti con sonde tecnologiche. Molti si chiedono se c'è ancora bisogno di Dio e pensano che l'uomo sappia benissimo provvedere a se stesso da solo. Ma quante malattie ancora non sa curare e quanti guai sulla natura ha prodotto il suo progresso e non è ancora riuscito a eliminare il dolore dalla terra. Ma chi è che parla? Ah, siete voi ragazzi, mi avevano avvertito del vostro arrivo. E tu cosa ci insegni? Io sono scienza e vi aiuto a capire che il sapere umano è qualcosa di bellissimo, ma incompleto e a volte pericoloso se non inserito nei piani di Dio. Quando l'uomo diventa superbo, sorgono realtà pericolose, come l'inquinamento, lo sfruttamento dei paesi poveri, l'aborto e l'eutanasia. Io insegno alla conoscenza umana a essere umile e a riconoscere che c'è qualcosa di molto più grande che va oltre le capacità dell'uomo di capire. E questo qualcosa, o meglio qualcuno, è l'assoluto, Dio. Ma che stupidaggini vai dicendo? L'uomo ormai è quasi pari a Dio e non ha mai avuto bisogno di Lui. L'uomo è il Signore dell'Universo, ma le sue capacità non si sono ancora espresse totalmente. Ma manca poco e a quel punto il tuo Dio non servirà più a nessuno. A proposito, io sono Presunzione. Scrivo testi scientifici, libri di filosofia e articoli giornalistici. E vado in giro dicendo a tutti che Dio è morto. Leggete i miei libri. E vi convincerete? Salve ragazzi, sono Pietà e anche io vorrei farvi il mio dono. Se deciderete di accettarlo, vi regalerò un cuore che vi farà sentire teneramente amati da Dio.
A quel punto non vi sentirete più schiavi timorosi, ma figli amatissimi. Vi aiuterò a sentirvi sempre pensati da lui e capaci di ascoltare la sua parola. Come veri figli vi farò sentire tutti fratelli. Ognuno sta solo sul cuore della terra, trafitto da un raggio di sole ed è subito sera. Fidatevi di me, sono il Signor Solitudine. Siete soli, tutti soli, e non c'è nessun Dio che vi ama e vi protegga e pensa a voi. E la vostra vita finisce nel nulla. Ragazzi, fino ad ora siete stati molto bravi, avete scelto i compagni giusti e il nostro gruppo si è arricchito. Ora state attenti a fare bene l'ultima scelta, in modo così da poter arrivare alla nostra meta. Noi siamo stati in gamba. Ora dobbiamo scegliere tra i due chi è l'amico. Io sono timore di Dio, molto amico di Pietà. Vi aiuto a capire che Dio è grande e sempre presente nella vostra vita. Vi aiuto a volervi così tanto bene da avere molto dispiacere a offenderlo con i peccati. Vi insegno a lodarlo, ringraziarlo, rispettarlo, adorarlo e ad avere fiducia nella sua giustizia. Ehi là, sono indifferenza. Basta con questa storia di peccati. I peccati non esistono più. Ognuno deve fare quello che crede meglio. Noi siamo liberi. E poi non ha nessuna importanza se Dio esiste o non esiste. Lui sta lassù, se c'è, e non si scomoda a preoccuparsi di noi, tantomeno dei nostri peccati. Eccoci giunti alla fine del nostro viaggio. Ora incontreremo lo Spirito Santo che abita qui. Chi sei? Sono stato rappresentato in tanti modi. Il vento, il fuoco, forza che trasforma, la nube, la luce che rivelano la mia potenza, la colomba, l'acqua del battesimo, l'olio della cresima. Sono lo Spirito Santo che avete ricevuto nella cresima. Vi ho chiamati per offrirvi la possibilità di vivere bene e di far vivere bene anche gli altri. Io sono il dono dei doni. Da me nascono tutti i doni che avete incontrato lungo il vostro cammino. Io sono una persona della Santa Trinità. Sono lo Spirito di Dio che resterà sempre con voi. Mi chiamano Paraclito, che vuol dire colui che è chiamato in difesa, colui dal quale si cerca consolazione. Affinché io possa venire da voi, dovete chiamarmi, conoscermi, cercarmi, e io verrò e starò sempre con voi. Ancora più di prima, tocca a voi essere responsabili delle scelte che con lo Spirito possono rendere il nostro mondo migliore. Storia sta per finire. Abbiamo capito tante cose lungo il cammino. Abbiamo conosciuto i doni e il nostro cuore è stato toccato. Ora vi chiederete cosa decideranno i nostri eroi. Per la risposta a questa domanda, chiedeteglielo direttamente voi, quando vi ritroverete a casa, quando vi confronterete, pregherete gli uni per gli altri. Lo vedrete dalle loro vite e dalle vostre vite. Lo vedrete se saprete comportarvi gli uni nel cuore degli altri.